vorrei sottolineare l'investimento che l'amministrazione ha deciso nel corso di questi anni per ridurre le criticità di una strada, la nostra sopraelevata appunto, che in questa fase, in questi anni ha avuto e avrà ancora una funzione determinante per quanto riguarda la mobilità, insomma. L'investimento è stato di circa 500.000 di euro necessari per un restyling definitivo dei 5 chilometri di strada Aldo Moro, la sopraelevata genovese, arteria fondamentale per bypassare il caotico traffico cittadino, un intervento necessario a mettere in sicurezza la strada. Significa tutti i frontalini della sopraelevata vengono in qualche modo azzerati per poi reintervenire sull'intonaco, intervenire sui gomiti della raccolta delle acque, il tutto, ripeto, per evitare rischi e nel contempo per garantire un'adeguata manutenzione a una struttura fondamentale per la città. La conclusione dei lavori è prevista per dicembre, con qualche inevitabile disagio per i cittadini quando i cantieri andranno a occupare le zone di viabilità ordinaria e di conseguenza i parcheggi che insistono sotto la struttura, ma il comune rassicura che tutto sarà fatto nel massimo del buon senso. Cercherà di lavorare di notte riducendo al minimo i disagi, e questo naturalmente noi abbiamo un'ordinanza che prevede il divieto di parcheggio in alcune parti della città, lo faremo come sempre con buon senso, con impegno. Credo che i disagi sarebbero maggiori naturalmente se non si garantisse la manutenzione alla nostra sopraelevata.